benvenuto a Roberto Piccinelli, che è venuto a portarci, a presentarci la sua guida al piacere e al divertimento nel 2009, edito da Outline di esatto. Bologna. Allora, quali sono i nuovi posti che hai scoperto? Parecchi ne scelti. Sì, sono tanti, perché su 2600 locali io ne cambio 1600 l'anno e sostanzialmente io metto poi discoteche, sì, disco bar, ma soprattutto ristoranti, rifugi alpini, stabilimenti balneari, sì, perché i rifugi alpini ci si diverte moltissimo, addirittura si incomincia a ballare a mezzogiorno nei rifugi alpini, perché praticamente ci sono le ragazze che lasciano addirittura gli scarponi, mettono lì gli scarponi da scietto e tirano fuori i tacchi a spillo che hanno lasciato dentro il rifugio. Ma questo l'hai proprio visto? Sì, visto, in Alta Badia, per esempio, al Morizzino, piuttosto che in Valsenale si hanno messo a 2000... e 800 metri c'è la sauna più alta d'Europa, l'hanno portata con un elicottero, l'hanno messa lì, sembra una botticella del cane San Bernardo, sì, enorme, e uno entra dentro e si può fare il bagno, sempre a 2800 metri, in una tinozza, e quindi il panorama c'è, perché ci sono anche le ragazze triscinte che fanno il bagno a 2800 metri e il rifugio si chiama Bella Vista, per cui ovviamente... Guarda perplesso, lo stai guardando perplesso? Sì. Se ne inventano tutte per soffrire. Andresti lassù, fare la sauna lassù? Onestamente, no, io so che io sono uno che scia da quando ero bambino, adoro la montagna, adoro andare al mare, e una cosa che mi rompe veramente i maroni, scusate il termine tecnico, è che in montagna ci sia il rifugio che spara la disco music, cioè per me il rifugio deve dare polenta, taragna, sì, salsiccia, vino rosso e il grog alla addirittura fine. Hanno e musica classica di sottofondo, per favore, se ci deve essere musica. Addirittura hanno trasformato anche una vecchia tea, la tea è una stalla d'alpeggio praticamente a Livigno, e l'hanno trasformata in discoteca, per cui sono i vecchi strumenti per mungere le mucche, senti, per fare il formaggio. Io so che i locali del sabato sera sono stati un po' soppiantati dalle terme. Esatto. Oggi. È così? Esatto. Dopo 30 anni, quindi Saturday Night Fever è praticamente defunto, quindi Tony Manero e il BG's. Basta la discoteca. Homer Simpson l'aveva capito nell'80. Homer lo sa? Sì, c'aveva scritto Disco Sax dietro la macchina nell'80. Aveva ancora i capelli. E la discoteca infatti perde un po' colpi, e invece amano i ragazzi andare alle terme insieme, quindi che le terme quindi aprono adesso dalle 9 a mezzanotte e quindi si fanno i percorsi, il calendarium, il sudarium in compagnia, in gruppo, con un po' di musica di sottofondo, quindi abbiamo trovato qualche cosa che va bene. Fammi una classifica, la regione in cui ci si diverte di più quest'anno, l'anno scorso era il Veneto, quest'anno di nuovo Emilia Romagna è tornata al comando con la Toscana. Sì, assolutamente. Luoghi sì. di divertimento strani. Nella natura? No, natura ce n'è uno particolare in provincia di Pavia, a Riva Nazzano. È un posto che si chiama Ciabot. E è una vecchia masseria del 1100, però si mangia in un modo un po' strano. Allora si arriva e l'aperitivo viene servito da una persona vestita da giardiniere, quindi con una specie di quei cosi per dare l'anticrittogamico alle piante, e ti puntano questo anticrittogamico e te lo devi praticamente, ti bevi subito il prosecco, poi ti metti a tavola e ti arriva una cariola e ti versano il riso, piena di riso, e ti versano il riso sul piatto con la cazzuola, e poi entrano due camerieri che cominciano a impennare nel locale, vestiti da brasiliani, e non contenti, poi il dolce viene servito praticamente su un rotolo di carta igienica con una cosa un po' velluta, e alla fine si aprono le finestre e la porta finestra che dà sul giardino, e entrano tre ciuchi che si mangiano tutto quello che hanno lasciato gli altri. Quello che è rimasto, guarda, sarebbe da farci un viaggio. Non ti venga in mente di criticare la cucina, perché se si incazza quello... Figurati. La radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente. E se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace a tutti perché libera la mente.
Allora, voglio sapere che cos'è lo psicobar. Ah, lo psicobar. Lo psicocaffè, che è nato come, come riunione sociologica, perché c'è uno psicoterapeuta che va a cena con tutte le persone e fa mettere in parla sia di argomenti particolari a seconda della serata, ma cerca anche di coinvolgere le persone per farsi conoscere l'un con l'altro. Dove succede questo? Per esempio a Bergamo. Sopra Bergamo c'è un'osteria che tutti i sabati sera. Caffè. Lo psico caffè. E invece l'ultra bar? E gli ultra bar sono le nuove generazioni dei bar, perché adesso ormai hanno il bancone che appena si tocca diventa colorato e muovendo la mano si colora tutto il bancone. Ci sono tutta una serie di... Ma un incontro in un bar normale, non so, io e Eugenio vogliamo andarci a prendere la prima, no, non ma ci scherzi, possiamo... Sicuramente sì. Bar normale non fa più cambiare, scherzi. Sì, sicuramente ci si può andare, perché ci sono posti belli anche assolutamente... normali e tranquilli. L'importante è essere sempre in buona compagnia. Voi sareste in buona compagnia, per cui quindi potete andare ovunque. Esatto, sì. E invece con Drupi andiamo a farci una cavalcata. Quello sì, sì, sì. Senti, ma incontrarsi a una mostra, cioè partecipare a un vernissage, fa tendenza oppure un po' out? Bisogna vedere che mostra è, innanzitutto. E poi bisogna vedere se questa mostra ha un bar interno. Quasi tutti i musei adesso peraltro, hanno caffè, bar. Esatto. Ma anche gli ultimi musei nati, a Bolzano ne hanno aperto uno proprio 4 mesi fa, molto bello, di museo, di arte contemporanea, e il bar è molto sfizioso, ecco, per cui consiglio sempre di andarla a vedere. Sì, sì, sì. Volevo dire un'ultimissima cosa, hai detto un luogo, città. La città dove ci si diverte di più, mi hai detto prima, Torino. In questo momento Torino. Torino hanno creato ultimamente molti posti. Secondo me è qualcosa di strano, non solo il vestito lui. Vero? ma guarda che ha ragione. Perché a Torino non ti diverti, non ci sei. No, ci sono andato poche volte, ma sembra una città morta. No, invece ti assicuro che nell'ultimo paio d'anni Torino è diventato... I miei musicisti sono tutti di Torino, il mio manager di Torino. A Torino ci sono un sacco di attività, di cultura, c'è un museo di arte moderna stupendo. Di pesca più importante. Seconda però. Dopo Torino? Dopo Torino c'è Genova, che è lì vicino, ma direi, come abbiamo detto prima, anche Bolzano, e stranamente Caserta, perché Caserta ha inaugurato tutto un sacco di locali, ma dopo i magnifici aperitivi alla Reggia di Caserta, che già è bello come scenario, è eccezionale, degli aperitivi musicali sulla Reggia, l'hanno fatto 2 anni fa, e da lì poi hanno aperto tutto un sacco di locali intorno, e devo dire che è molto carino, però veramente le cose strane... Anche Catania è una città. Anche Catania, però più Palermo per in questo musica. Momento. Catania in questo momento ha qualche problemino, anche però a livello economico. Una città molto perché è un comune così florido. Comunque veramente divertente, utile. Poi è arrivata la 12ª edizione questa guida, no? Sì, nel 97 ormai. Quindi adesso ti tocca ricominciare ad andare in 1600 nuovi tocca andare in giro per vedere. Andare in 1600 luoghi diversi. Io ho un record di 35 locali in una sera a Napoli e 100 in 2 sere a Parigi. Vabbè, ma ti scortava la polizia. Ma io mi ero fatto tutta una piantina, sì, comunque prima era con amici che sapevano la strada perfettamente. Allora, siamo purtroppo in chiusura, progetto imminente per il 2009? Ma progetto imminente, onestamente sono appena uscito con questo, e quindi suono è il tuo 2009. È il mio 2009. Sì. Drupi, tu? Fuori target. Progetto imminente? Cercare di sopravvivere. Guarda. Che tira. E tu, già sappiamo, noi superare giriamo il tuo record, vediamo, quindi 150 locali. Beh, no, sento un po' dura, Sereno è rimanere a letto. Sentirti giù in cucina.